Ginè, ciao Leggini, buongiorno e scusate il ritardo. Col fatto che ieri è uscito il video della croce di Brigitte, mi sono completamente persa che oggi fosse domenica, perché solitamente i video nel mio canale YouTube escono giovedì o venerdì e poi domenica, quindi ero convinta che oggi fosse sabato. Quindi bando alle ciance, iniziamo subito a mischiare. Chiudi gli occhi e inizia a pensare a un numero. 1, 2 o 3. Scegli quello che ti viene d'istinto e quello sarà il mazzetto che ti rivelerà cosa succederà questa settimana per te e per la tua evoluzione. Mentre io mischio, ti ricordo che se non sei iscritto al canale YouTube delle Leggi della Magia, fallo subito. Se questo video ti piacerà, regalaci un like. Ma cosa ancora più importante è che giovedì sul gruppo Facebook della Tarot Academy e sulle stories di Instagram ci sarà una super mega novità. Quindi domani sulla newsletter te l'annuncio, però mi raccomando, seguimi sugli altri canali social perché così non te la perdi, perché sono certa che se ami questo oracolo ti piacerà. Ma adesso, se avevi scelto il mazzetto numero 1, 1, 2 e 3, andiamo a vedere che cosa è in serbo per te la settimana. Legge dell'attrazione, attenta a ciò che vibri perché lo attrarrai molto velocemente. La legge dell'attrazione è una legge che un pochino conosciamo tutti, ma che in realtà è più complessa di quello che si pensa, e questa settimana la tua vibrazione sarà bassa perché è il rancore. Il rancore è una brutta emozione perché è covato, è ghiacciato, è un'antica vecchia cosa, ma anche antica proprio di una vita passata, che si riaffaccia ma è cristallizzata. Il fatto che sia cristallizzato non fa bene, perché addirittura potrebbe portarti da dei mal di pancia a dei tipo calcoli o cose, no? Sassetti, creazione di sassetti dentro, interiori. Quindi questa settimana è l'occasione giusta per scioglierla. Purtroppo, però, probabilmente sarà una terapia d'urto perché attrarrai situazioni che ti faranno irrancorire, non so se si dice, però rende l'idea parecchio. E a questo punto, quando sei proprio più che arrabbiata, rancorosa, ricordati, dici cavolo. Che sta succedendo? Questo è il momento di sciogliere quel rancore. E vabbè, sì, magari dovrai lasciare andare la situazione in sé, ma se ti riuscirai a liberare del rancore, la tua vittoria sarà molto più grande di quella di esserti più o meno arrabbiata, più o meno fatto valere la tua ragione e quant'altro. Cioè, questa settimana sarai portata veramente a guardare le cose da un'altra prospettiva. Quel rancore quasi sarà benedetto, e perché ti farà capire che è lì il nodo. Quindi quando vedi questo rancore, quando ti senti così infuriata, arrabbiata, eccetera, chiuditi un attimo, entra nell'adesso, cerca il tuo occhio testimone e vai a capire con la consapevolezza che sta succedendo, e a quel punto puoi cambiare il polo di attrazione e vinci. Ami apprendere sempre cose nuove. La conoscenza è il tuo cibo preferito. Legge della conoscenza. Conoscere, sapere, imparare sono come linfa per la tua anima, ne hai bisogno. Forse c'è qualcosa di nuovo che vorresti studiare. Se stai valutando di frequentare un corso o apprendere nuove competenze, fallo. Hai estratto questa carta, hai scelto questo mazzetto perché hai bisogno di aprirti a saggezze e conoscenze diverse da quelle che già hai. Inizia leggendo un libro differente da solito o appassionato a qualcosa che ti ha sempre incuriosito, ma che non hai mai approfondito. È il momento giusto per conoscere. Ed è alla fine faremo il recap, eh? Faremo la ricapitolazione dei messaggi. Quindi seguimi fino alla fine. Mazzetto numero 2. Allora, che cosa abbiamo qui? Abbiamo un pochino di pessimismo. Il pessimismo, al contrario del rancore, non è un'emozione così brutta, così negativa, perché il pessimismo è l'altra faccia dell'ottimismo. Quindi in realtà tu questo bicchiere lo vedi, però lo vedi mezzo vuoto. In realtà puoi pensare che sia mezzo pieno, e questo è una cosa positiva, perché chiaramente il bicchiere c'è, l'acqua c'è tutto. A questo punto non ti resta che cambiare. O meglio, guarire, perché c'è Akasha,
il modo di come ti approccia alle cose. Forse sei diventato un po' troppo negativo, forse lo sei sempre stato, non importa, però puoi migliorarti. Come spiego nel mio libro, Il superpotere della gratitudine, la gratitudine, l'amore, la positività si possono apprendere. C'è chi spontaneamente già ci nasce più ottimista, eccetera, ma c'è chi lo impara. Si può imparare a vedere c'è Ziggy, è apparso, il bicchiere mezzo pieno. Questa è la settimana giusta per te, impara a vedere questo bicchiere mezzo pieno, perché il bicchiere c'è, fin qua siamo tutti d'accordo. A questo punto, se c'è metà acqua, perché dire mezzo vuoto? Proviamo a dire mezzo pieno, magari ti porterà una guarigione, una connessione, ti porterà un pochino quello che stai cercando. Anche quando cerchiamo di connetterci con le creature di luce, eccetera, dobbiamo mollare un po' di piano materiale, affidarci all'intuito, affidarci all'istinto, provare a fidarci, ad avere fiducia. Insomma, è tutto un discorso, no? E quindi magari un po' di ottimismo a dire sto andando bene, ci sto migliorando, a cercare delle conferme, quant'altro ci può aiutare. Questa settimana può essere l'attitudine giusta. Anche perché, che fighe queste carte confermano sempre, quando sei grata lo sai per 3 volte, è la legge del 3. La gratitudine è un potente acceleratore di felicità. Quando provi gratitudine con tutto te stesso, il tuo corpo è felice, le tue emozioni sono grate e la vibrazione che emani ha una meravigliosa frequenza che attira miracoli. Entra nel cerchio della gratitudine, utilizza ogni occasione che la vita ti offre per dire grazie, ringrazia chiunque compie un'azione gentile non dovuta nei tuoi confronti. Usa la parola magica grazie e la tua vita cambierà. Se non sai come provare gratitudine, io ti metto il link al mio ebook Il superpotere della gratitudine. Mi sta piacendo molto, è un libro a cui tengo molto perché la gratitudine è davvero una chiave di apertura verso la felicità, verso le frequenze alte, verso i maestri. Mazzetto numero 3 e poi ricapitoliamo. Paura, anche qui abbiamo un'emozione un po' peggio, addirittura del rancore. Perché? Perché almeno il rancore è una emozione individuata, la paura è la madre di tutte le emozioni negative, nel senso che quando abbiamo paura non sappiamo neanche cosa ci prende, abbiamo solo paura e quindi la prima cosa da fare è andare a guardare in faccia questa paura, capire che cos'è quella paura. La paura molto spesso non ha forma. Quando gli accendiamo la luce, vediamo che non è un mostro quello che abbiamo in camera, ma è l'attaccapanni. Siete come i bambini che magari hanno paura di una cosa, poi quando accendi quella cosa prende un contorno differente. Con la paura è uguale, bisogna avere il coraggio. La paura non si può scacciare del tutto perché probabilmente fa proprio parte dell'essere umano, c'è cioè una parte di noi che tende ad avere paura. Nel dualismo c'è, ok? Non siamo tutti illuminati che abbiamo questa connessione totale con il creatore, la creazione, la creatrice, come la volete chiamare, con l'uno, con la matrice, e che quindi siamo pura essenza. Molte volte siamo nel duale e quindi c'è la paura. Però guardarla in faccia ci permette di dire, ok, non è paura, per esempio, questo è dolore, non è paura, questa è ferita dell'abbandono, non è paura, questo è senso di ingiustizia, non è paura, questo è timore di non realizzare, quindi aspettativa. E andarla a guardare in faccia la rimpicciolisce, la rende più gestibile. E tu puoi farlo perché più tu sai chi sei, più sai quali sono le tue paure. Fare un cammino su se stessi, a volte uno dice ah che figo, ma in realtà fare un cammino su se stessi è molto tosto perché andiamo sempre più a scavare nel nostro interno, più scaviamo, più troviamo sorpresine. Quindi magari uno finisce con una ferita, inizia con l'altra, finisci con la seconda ferita e trovi il karma familiare, finisci col karma familiare e ci sta qualcos'altro. Questa settimana un po' di karma familiare non te lo leva nessuno perché c'è la legge del nome e quindi andare un po' a capire chi sei, se hai parenti che si chiamano come te, se il lignaggio ti ha segnato, in che modo ti ha segnato, fino a dove ti ha segnato a livello di paure. Quali sono le paure che riscontri anche, non so, nei tuoi genitori, nei tuoi avi o quelle proprio familiari, no? La paura, per esempio, di
di vivere ingiustizie, la paura di perdere i propri soldi, i propri averi, la paura, per esempio, di essere ingannati, raggirati, di non potersi fidare, insomma, quali sono quelle paure che caratterizzano il tuo lignaggio? Valle a guardare in faccia. Io qua ti metto il corso sul karma familiare, tu buttaci un occhio, perché, e questa carta è perfetta, sei un'anima specchio, io rifletto. Prenditi il tempo per riflettere, potresti stupire nello scoprire che cose di te che non avresti mai immaginato. Quella situazione, quella paura che ti sta tanto a cuore non è altro che il riflesso di ciò che provi interiormente. Presta attenzione a ciò che ami. Appena finisco di leggere, ti dico una cosa importante, mi è appena venuta in mente. Presta attenzione a ciò che ami e a ciò che desideri, perché entrambe hanno una matrice dentro di te. Rifletti in profondità e scopri la verità, come dentro così fuori, come fuori così dentro. Dato che è uscito a livello di famiglia, di legge del nome, la legge del riflesso aiuta anche. Guarda i tuoi familiari, cosa hanno fatto e cosa non hanno fatto. Usa quello specchio per non commettere lo stesso errore. Ad esempio, se tra i tuoi genitori non ha funzionato perché, non lo so, faccio conto, uno era troppo geloso. Se tu sarai troppo gelosa, la situazione sarà la stessa, non è che cambierà. Quindi, quando si lavora con l'albero genealogico, quando si lavora con la legge dello specchio o del riflesso, dobbiamo prestare attenzione a usare quegli specchi dove dentro qualcuno che conosciamo e abbiamo visto si è già specchiato per non rifare la stessa cosa, perché non ha senso, perché a condizioni uguali il risultato sarà uguale. Quindi, solo facendo tesoro delle loro esperienze ce le possiamo evitare. Ok? Quindi mi raccomando, questa settimana c'è anche questo. Recap! Allora, se avevi scelto il mazzetto numero 1, è fondamentale questa settimana vedere, apprendere una cosa nuova, ossia a guardare la realtà da un'altra prospettiva, una prospettiva più alta, una prospettiva anche più relativa, dove quando ti andrai a arrabbiare, quando il rancore ti tornerà alla luce, lo vai ad individuare, molli quello che sta succedendo perché non è più così importante e vai a cambiare il polo di attrazione. Perché cambiando il polo di attrazione sciogli il rancore e inizi a trarre qualcosa che non ti porta quel rancore. Mazzetto numero 2, è il momento di guarire il pessimismo e lo puoi fare con la gratitudine. Ok? Mi raccomando, provare gratitudine ti automaticamente ti fa alzare la tua frequenza vibrazionale, perché quello che era, oh mio Dio, questo bicchiere è vuoto, mezzo vuoto, grazie perché almeno ho mezzo bicchiere d'acqua. Mazzetto numero 3, lavoro con lo specchio su quelle che sono delle paure familiari affinché tu possa evitare di fare gli stessi errori. Il karma familiare è un po' un'arma a doppio taglio, nel senso che ci molla un'eredità che non sempre vogliamo, ma ci molla anche delle conoscenze che a quel punto di cui possiamo fare tesoro. Quindi questa settimana fanne tesoro. Tutti i link che ti ho detto te li metto sotto, ci vediamo sui social perché da giovedì inizia su il gruppo Facebook di Tarot Academy, sulle stories di Instagram, una sorpresa. Domani nella newsletter, per iscriverti alla newsletter ti metto sotto nell'info box l'iscrizione, vi dico tutto, quindi suspense. Felice domenica e attendo i tuoi commenti. Tanta luce, ciao!